Allora, siamo qui per questo CD, vista l'età mi viene ancora da dire disco, che antico. È comunque un disco, sempre, sono due dischi. Tu che sei un moderno e un rapper, si può dire disco? Ma assolutamente sì, bisogna chiamarlo disco. Finalmente, una cosa mi sono tolto un peso dallo stomaco. Tutte le volte che dicevo il nuovo disco mi veniva già uno sciopun. No, ma è bellissimo dirlo, il nuovo disco, è bellissimo. Si può dire. Madonna. Certo, allora, io ho appena intervistato invece per un servizio che è uscito sul giornale, Platinette, che al di là del parruccone biondo che ha rubato alla nostra Donatella Rettore, è un grande giornalista di musica e Donatella ha inciso con lui, insomma hanno cantato insieme in un disco che è uscito proprio per Platinette, e intervistando Platinette, che è famoso per tante cose tranne che per la straordinaria simpatia, perché quando vuole sa anche segare le gambe, ha detto: Donatella Rettore, una vera poetessa del rock. Esageriamo, in questo punto esageriamo. Una vera poetessa del rock, non lo dico io, per cui avrà detto anche una cazzata, però l'ha detta. E l'ha detta, però parla il giornalista. E perché non lo dici anche tu? No, perché io... tu non sostieni questo fatto, così almeno abbiamo uno... Anima, noi siamo anche parenti, per cui chi effettivamente... si loda si imbroda, per cui dirlo a te è praticamente... Io so che Donatella è una grande artista, una vera artista, purtroppo di una ne dovevamo fare due, perché da sola potrebbe uccidere anche un canarino tra le mani come un bambino. No, povero. Però una, veramente una grande artista. Se voi prendete questo nuovo disco, che si può dire finalmente, questo nuovo disco, c'è sempre scritto Donatella Rettore, Claudio Rego, Donatella Rettore, Donatella. Però questa volta c'è anche Caccavale. Va bene, c'è, meno male. C'è Rettore, Caccavale, Rego. Quindi Caccavale in più. C'è un cacavale in più. E questo è anche importante, la famiglia si è allargata, oltre ai due cani, la campionessa. Tre cani. Ah, non te... Sì, sono terzo, che... sì. È arrivato? È arrivato il tema. Vabbè, c'è già 5 anni, voglio dire. Mi sento meglio adesso che so che c'è. Per cui Donatella Rettore è una delle poche artiste, donne oltretutto italiane, che ci ha sempre messo non solo la faccia e la voce, e che voce, sottolineo che voce, ma la sua creatività, una creatività che lei a volte lamenta che non sia stata riconosciuta quanto avrebbe potuto essere riconosciuta in Italia, e invece dite tutta una cazzata. Non è vero, Donatella Rettore è un monumento. E se ancora oggi ci sono dei giovani che conoscono le sue nuove canzoni, ma anche le vecchie canzoni, è proprio perché lei ha avuto questa forza di rottura e di creatività e ha saputo imporsi nella maniera più totale. Una donna che paga in qualche modo anche una forte onestà intellettuale. Capisco che usare la parola intellettuale con una che si propone poi coi boccoloni, il fuso, la coscia cattiva, perché la coscia è cattivissima, non perdona, risulta un po' strano. E invece è una che ci ha sempre messo la faccia e non è mai scesa a compromessi di nessun tipo. Claudio Rego? Dov'è che non lo vedo? Ecco, diciamo che lei non l'ha data tanto, l'ha soprattutto data solo a te, che è già un errore di fondo, diciamocelo. Però evidentemente valeva la pena. Ti è piaciuto, no? Quanti anni? È già 77. Che esagerazione, un pedofilo sei, Sì, anch'io. Eravamo degli spermatozoi. Usa questo che funziona di più. Sì. Tanto la voce c'è. La voce c'è. La possiamo parlare anche a voce alta. Ciao! Come stai, Roberto? E allora, papata. Funziona. E devo dire che da questo punto di vista è una persona che va assolutamente amata come parlo senza che si sì parli. Perché qua si ciao sente comunque sì. Sì. È una persona che assolutamente è da rispettare, sì, ma se ne può stare a meno, sì. E in questo è sempre stata una persona molto amata anche soprattutto dalla gente. Non è un caso, io sono già venuto qui a presentare più di un libro e
con fatica, perché la sete è molto scomoda, lontana da, dal parcheggio o meno, molto spesso questa stanza era semivuota con autori estremamente popolari che appaiono in televisione molto più di quello che forse meriterebbero. Donatella invece so, e qui ti devo tirare le orecchie come direbbe Mai Buongiorno, che è invitata molto spesso, ma Natale scassa cazzi per parlare in italiano, perché anche oggi ero in televisione e dico: ma scusa, approfittate e invitate Donatella Rettore che ha appena fatto un disco. E mi hanno detto: ma l'abbiamo appena invitata, ha fatto talmente tante storie, ma che storie fai? La promozione è promozione. No, io non ho fatto tante storie, ho detto che per non accavallarmi con la mia, il mio ufficio stampa, non posso prendere io direttamente delle... Dov'è l'ufficio stampa? Dove sei? Lorella! Lorella! È sparita! Hai là, vedo una manina timida. Gli uffici stampa sono nati per essere scavalcati. No, bravissima! No, ciao Piera! Ma guarda, come stai? Bene. Cosa hai bisogno? No, ti stavamo prendendo in giro, perché tutti mi chiedono: ma come, la Donatella Rettore ha fatto un disco, può venire in promozione, la vogliamo assolutamente in trasmissione, eccetera eccetera. Possiamo fare un applauso a Lorella che sta per essere qui? Allora, Lorella è assolutamente un ufficio stampa di punta. E come tutti i collaboratori di Donatella Rettore, tutte le sere che vanno a letto dicono: anche oggi ho portato a casa la pelle, perché quanto è duro lavorare con Donatella. Con lei, no, lei è stupenda. Che bugiarda. No, è bravissima. Sono i tuoi colleghi che ci fanno impazzire. Ma il giornalismo è finito ormai, ma no, è internet. Chi se ne frega di chi scrive sulla carta stampata? Ormai i giornali vengono comprati solo dai parenti. Io sono sempre preso perché ho tanti parenti, sono un po' veneto, un po' paese. I parrucchieri li comprano i giornali. Infatti, per quello che lei si fa la ricrescita ogni quarto d'ora quando è sotto promozione, capisci? Perché così è sicura che i giornali che parlano di lei vengono comprati dai suoi amici. Assolutamente, poi io sono la cantautrice dei parrucchieri, lo sapevi? Che copiano, dicono il biondo rettore, il look di rettore, due palle. Comunque io e Donatella Rettore siamo amici, credo, ormai da 30 anni. Sì. Lei era una bambina, eh? Io ero invece, io ero il figlio della tua insegnante elementare. Esatto, sì, eri il bambino della mia migliore amica. Ah, esatto, no, infatti mi piace pensare che ero il bambino. Sì, il bambino del mio migliore collega. Collega. Scusate, non bisognerebbe mai farle queste cose, però dato che questa persona non c'è più, si chiamava Cristina Mazza ed è stata una grande giornalista, vi spiace fare un applauso? Gli articoli che ha scritto su di me Cristina Mazza, perché era praticamente il mio ufficio stampa a un certo punto della mia carriera, e sapeva tutto di me, i miei misteri e pensieri più nascosti. Adesso te lo posso anche dire: quando tu, io ti ho vista la prima volta, entravi a casa di Cristina Mazza, che era una donna di una generosità estrema, e arrivò Donatella Rettore, io ero un giornalista giovane, bellissimo, simpatico, simpaticissimo, e arrivò Donatella Rettore con Claudio Rego, perché lui praticamente è il gemello siamese di Donatella. Claudio? Sì, c'era anche Claudio Rego, poi hai fatto la cogliona e ha avuto una svirgolata, dopo ne parliamo perché io non gliela perdono ancora. Vabbè. È morta là. No, con uno che si chiamava Marzotto, oltretutto non era neanche di quelli ricchi. Un coglione di dimensioni strategiche. Per fortuna poi si era veduta, ha ripreso il Claudio Rego. Rego, dove sei? Perché io se non vedo Rego, vieni qua. Ma adesso lo vado a pigliare, perché mi sono rotto i coglioni di averlo. Vieni qui. E mi ricordo che allora fingevo di essere molto sciolto, libero, disinvolto come oggi, ma non lo sono ancora oggi, perché se timidi si rimane. Timidi si rimane tutta la vita, però io mi sono emozionato, ho avuto anche un minimo di tachicardia, no, sto pure in piedi, la gamba... Sì, perché ti vedevo per la prima volta e io ho detto: Madonna, che figona, che voce. Tu hai detto questo di me?
Certo, anche perché lei, diciamo, lei anche quando va a portare i cani al parco, lei comunque il fusol, il tacco 12 o perlomeno l'anfibio non lo smette neanche pagata. No. Poi allora, era anche una bella tettona. È la stessa cosa, diciamo, che ho detto anch'io, eh? Niente. No, spiega un attimo. Allora, qui, perché io sono sempre quello che quando si parla di libri, quando si parla di dischi, quando si parla di cinema, bisogna andarli a vedere, bisogna leggerli, bisogna ascoltarli. Per cui io non sono quel genere di giornalisti che dice: ma come sei arrivata a questa nuova canzone? Cioè, ascoltata. È un lungo percorso. Senti, lungo percorso. Tu invece, scusa, perché questo io non ho mai intervistato Rego, che conoscevo già da quando teneva il cappello lungo e fluente, un po' cattivo pure lui. Col baffo anche. Baffi e 7-8 kg in più. Erano i baffi. Tutti di baffi? Tutto in baffi. Buon gustaio. Pare che crescano solo con un certo esercizio. Io adesso però non mi ricordo più tanto. Neanche io. Ma tu quando hai visto Donatella la prima volta? Dove? Come? Quando? E quando è scoccato il primo bacio? Tutto va risposto, eh? È lungo, eh? Allora, vabbè, dunque, il primo bacio, intanto sono andato in bianco. Vabbè, lei si sa, è una ragazza virtuosa, mica clamoroso. Di quella al primo colpo. Oh. Io ho fatto la scuola delle suore. Sono state una buona scuola, vedo. Vai avanti. Dunque, tutto questo succedeva a Taranto nel 74. È stato l'incontro e io ho provato subito. Era un mega concerto rock e lui suonava il basso e io chiaramente cantavo. Poi, ma tu eri già famosa? Ma no, che era una lei era la meno famosa del gruppo. Cioè lei ancora dormiva nella pensione con la luce al neon, con la lampadina che ti scende sopra? Beh, quello lo facevamo tutti. Eravamo tutti in quelle condizioni. Ti ho detto mille volte di non rivolgere la parola ai ragazzi poveri, cioè almeno nell'albergo 5 Stelle. Ma no, ma figurati, cioè, ho solo amato lavoratori. Sarà proprio un fatto che io sono biologicamente di sinistra. È dentro di me questo fatto, ma non di centro-sinistra, di sinistra, appunto, senza compromessi, senza Rosy Bindi. Ma Rosy Bindi non è che abbia fatto tanti errori, sbaglia solo a non tingersi, poi per il resto... Per il resto è un errore lei. Vabbè, cioè meno male. Vai avanti. Taranto, finalmente si parla di Taranto e non solo per l'Ilva. No, infatti, ma è la nostra città. Noi diciamo che il nostro amore è nato a Taranto, anche se a Taranto non è successo niente, anche se io no, ho tentato. No, a Taranto non è successo proprio niente. È successo dopo che mi ha ritelefonato e mi diceva: pronto, sono ancora io, ancora io. Poi alla fine ci siamo. Beh, ci credo, voglio dire, da Taranto fino a dove? Alla fine io ho deciso, lo facciamo e non è successo niente. Emozionato? Tantissimo, non è successo. Vabbè, i grandi amori provocano certe reazioni. Ma dico, ma tutta sta roba bisognava dirla proprio. Allora, io ho capito perché Claudio Rego è dimagrito. Cioè ti spiego, a tutti noi, a tutti gli uomini presenti, alzi la mano a chi non è mai successo, capita di fare cilecca. Però sono passati 30 anni, bisogna anche sapersi accettare anche con le proprie defaianze. Succede. No, adesso... Adesso è un fulmine. Ma io stavo così bene in galleria. Fulmine è un'ottima cosa finché si arriva, ma non quando si viene fulmine. Per cui possiamo cambiare. Non va bene neanche. Tre ore e mezza a Milano-Roma sono Francia Rossa è un po' pesante. Tre ore e mezza è anche. Cioè, uno si mette anche a stirare dopo un po'. Poi dopo fa male. Taranto Tamburi o Taranto Stato? No, Taranto proprio... Porto, eravamo proprio sul porto. Sul porto. E lui mi illustrava come era bello il mare con le navi, le cose. Era romantico. E poi cercava di mettermi la mano sulla spalla. Io. No, perché la scena è classica: è che questo racconta del mare, racconta della luna, racconta delle mani, cerca un attimo di fare. E questo è che tu dici adesso lei sta per cedere perché io
io sono troppo poeta, troppo artista, invece lei è un solo pensiero che ripete incessantemente: non gliela do, non gliela do, non gliela do. Si è partita da casa. Non ho neanche pensato, non gliela do. Cioè proprio non ho neanche pensato neanche. Non ce n'è, non ce n'è, non ce n'è. E quindi? E quindi niente, siamo tornati il giorno dopo. Dove? A Roma, perché viaggiavamo da Roma per... In pulmino, su un Ford Transit. Insieme però tu sei già salita sul tuo pulmino? Sì, ho fatto tutto il viaggio con lui. E lì Salire sullo stesso pulmino è già come firmare un tromberò, scusami. Esatto, infatti lui mi ha tenuto da Taranto, che non è tanto... Da Taranto a Roma la mano qua. Io sono arrivata con la spalla bagnata... Lessa. La macchina e sì che non ha la mano sudata, eh? No, ce l'ho ancora. Ho detto una bugia. Sono le 6:30, cioè che io alle 7:30 devo andare, per cui devo firmare i dischi perché c'ho la freccia rossa. Che non sono io. Io ancora, queste superstar che usano ancora i viaggi commerciali, neanche l'aereo. Il freccia rossa, minimo io pretendo l'elicottero da te. No, ma quale elicottero? Io sono un po' disgraziato, io sono proprio potere operaio. No, volevo dire che vado a Roma in treno perché se prendo l'aereo mi perdono regolarmente il bagaglio. A Roma io perdo il bagaglio sempre, per cui evito di fare scalo a Roma sempre. Adesso basta. Da quando non abito a Roma evito di fare scalo a Roma perché me lo perdono. È la quarta volta. Vabbè, io ho capito che invece il rettore vuole soprattutto parlare vis-à-vis con voi per occuparsi anche un po' di parlarvi di questo disco o comunque firmarvi qualche autografo. Però voglio arrivare, non dico alla conclusione, perché abbiamo capito che quando ti sei visto vis-à-vis, diciamo, è successo quello che è successo, ma prima o poi ce la farai a superare sto trauma. Abbiamo, ma almeno il primo tempo. Bacio, raccontamelo. No, allora, il primo bacio... Con la lingua, eh? Sì, con la... No, non è stato con la lingua. Io... Oh, Enrico, cioè voglio dire, tu sei il miglior marito che... lui ha fatto la scuola dei preti! No, vabbè, con i tempi che corrono, se avevo fatto la scuola dei preti eri incinta dopo un quarto d'ora. ho detto. E allora sto cavolo di primo bacio? Dopo 10 giorni a casa sua e insieme al bacio è arrivato anche una borsa con le camicie, le mutandine, mi sono trasferito a casa sua e non mi sono più mosso. No, non subito, perché c'aveva una mamma. Le due verità, le due verità. La verità comunque è questa, che è nato un grande amore, soprattutto è nato un grande sodalizio artistico e questo disco è assolutamente la dimostrazione. È stato un ottimo incontro, soprattutto un incontro tra due anime che si sostengono, che hanno 3 cani, che continuano a vivere nella casa che era dei genitori di Donatella e soprattutto che io continuo a essere suo amico, dato che la mia amicizia non la do tanto facilmente, se siamo sopravvissuti una ragione ci sarà. Grazie. Grazie a Roberto.